cosa è successo l'anno scorso per la Movida, cosa succederà quest'anno? Allora, l'anno scorso è successo che c'è stato un eccesso che ha fatto sì che la città non sia solo una città dei locali, della musica, del food e del beverage, ma è una città che ha un equilibrio e anche le famiglie, i bambini e le altre attività commerciali per favorire, voglio dire, lo shopping natalizio e lo struscio, che non è solo andare in un locale, bisogna salvaguardarlo. Poi sono successi i fatti di Torino, i fatti che hanno irrigidito le norme sull'antiterrorismo, e facendo tutte queste valutazioni il questore e il prefetto ci hanno indicato di usare appunto queste limitazioni. Guarda caso però che va salvaguardata la tradizione, quindi il fatto di fare musica nei locali con la filodiffusione o di fare dei spettacoli live acustici fuori, credo che sia un giusto compromesso tra l'equilibrio e la tranquillità dei cittadini e delle famiglie e il poter divertirsi con un brindisi. Guardate, quello che sarà sempre punito sono gli eccessi. Sono gli eccessi, al di là delle norme che sono scritte o non scritte. Se una persona eccede sarà sempre sanzionato, se una persona fa uno spettacolo gradevole uno si ascolterà, farà il suo brindisi e vedrà lo spettacolo dal vivo nel modo più assoluto. Ecco, anche perché i controlli, è stato detto anche durante la riunione in prefettura con le forze dell'ordine, i controlli saranno più serrati quest'anno. I controlli saranno serrati proprio da parte delle forze di polizia, che non sono solo i vigili urbani, proprio sia il questore che il prefetto sul tavolo per la sicurezza l'altro giorno ci hanno detto che ci saranno dei controlli assidui, che chiaramente Salerno è una meta sensibile per la migliaia di turisti che si riversano in città, e questo accade soprattutto in prossimità delle feste natalizie del 24 e del 31, quindi da parte nostra, voglio dire, seguendo quello che sono le indicazioni, perché alcune indicazioni non è che ci hanno consigliato, ci hanno quasi indicato, queste indicazioni vanno recepite. Chiaramente noi sul tavolo di trattativa abbiamo cercato di fare gli interessi anche dei gestori dei locali, però salvaguardando, ripeto, anche l'equilibrio e la tranquillità delle famiglie, dei bambini. Voglio dire, è vero che i locali sono un comparto importante della città, assolutamente, guardi, io sono un ex gestore di locale, per chi si ricorda, voglio dire, e mi sento sempre uno di loro, però oggi faccio l'assessore e devo dire anche che l'anno scorso si è esagerato, perché poi la musica è bella, alcuni di voi sono stati i miei clienti, voglio dire, sono venuti nei locali quando c'erano i locali, vero Guerriero? E posso dire che io non ho mai ecceduto oltre il rumore, perché una cosa è il sano divertimento, una cosa è un locale uno di fronte all'altro che possa fare musica. Anzi, le dirò una cosa, se mi posso permettere di rubare una battuta, sto già pensando, oggi non ci siamo con i tempi, ad una ipotesi per l'anno prossimo. C'è quello che casomai l'assessore al commercio con gli altri colleghi, sentito il sindaco, di prevedere nei vari punti della città, sul corso, piazza Flavio Gioia e cose, degli spettacoli musicali live patrocinati e indicati dall'amministrazione, che ritengo che a Salerno e nel Salernitano ci sono delle band che possono tranquillamente fare uno spettacolo importante, alcuni già li conosco, alcuni ci sono, li individuiamo noi, perché la cosa brutta dell'anno scorso è che erano 50 metri un bar, 50 un altro, la musica di uno copriva quella di un altro e in mezzo, voglio dire, i bambini, cioè guardate la Feltrinelli, non voglio fare, nessuno entrava a fare i libri, i bambini avevano paura, erano brutte vedere queste scene, perché a me pure piace il 24 fare lo struscio, io sono salernitano prima che assessore, però mi piace pure che i miei figli, i nostri figli, che la nostra città sia tranquilla. Quindi quest'anno credo che abbiamo ottenuto un risultato importante, come diceva il dottore Di Lorenzo, per quanto riguarda le bottiglie di vetro abbiamo trovato un compromesso per poter brindare con le bollicine, con il vino, per chi è, voglio dire, patito dell'uno o dell'altro genere, ma soprattutto un convegno per far sì che la musica si faccia. Ora, se i gestori di locali hanno recepito quello che è stato detto, l'importante è evitare gli eccessi. Grazie. Due cose.